per forza. Un Marinoschi come Amikoski. Andiamo su Discord, vai meglio. Let's go, torna al lobby, eh? Comunque Rani non c'è stasera? Cazzo, ce ne frega a noi dei Rani. Vabbè, ragione anche te. C'è Victor Laszlo? Certo. C'è Dada? Sì. C'è Mario Sturniolo? Sì. C'è Dario Moccia? Sì. C'è Simone Panetti? Sì. C'è Marinoschi? Sì. E allora? Stai bene senza barba, eh? Ma non stai bene senza trucco. Io stavo già qua, eh. Sì, sì, nonostante visto. Nessuno mi abbia invitato in questo party. Ti ho invitato io oggi su Instagram. No, è una storia. Tu hai annunciato, l'annuncio non è un invito. No, prima ci siamo messi d'accordo in privato e poi ho fatto la storia, non dire cazzate, eh. Andiamo a prendere i messaggi, perché sennò qua è un casino. Oddio, chi è? Che non c'entra. Che è sturmore? Che è sturmore? È Diego che si sega, sì. È la bustina del caffè. Dimmi sturmore che cazzo è. È lui che la si sega, c'ha il pisellino e quindi lo sta frullando. Ma che sgrulli? Forse, forse non è che ti sei fatto. Ma hai pagato il biglietto per stare sul mio treno. Io sono il contramore. Scendi dal mio treno. Aspetta. Ciao Marino. Ciao Marino. Salve, salve, buonasera. No. E Dario, non si preoccupi comunque, non si preoccupi Dario. No, 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 io sono proprio tranquillissimo, non c'è problemi, veramente, nessuna sorta, qui proprio ormai. Appunto, no, Mario. Accettare l'invito per forza, per forza, ciao, 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 allora, ciao ragazzi. Marino, Marino, allora devi sapere che tra tutti e sei, tra tutti e cinque, Mario, Mario è quello più fissato con te, quindi gli spari il tuo, il tuo piatto forte subito a Marione in faccia, questo naso. Ciao Mario, let's go. Ragazzi, speriamo di divertirci stasera. Io sono nel mood più assoluto. Domodoschi, Domodoschi. Basta ragazzi, basta. Marinoschi, comunque sei un grande. Hai veramente un'energia inquantificabile a quanto pare. Consiglia che Massa gioca tutto adesso. Nei prossimi 50 minuti sarò tipo io voglio sapere, prima di partire voglio sapere una cosa da tutti quanti, sì, se ve la ammesso che ve la ricordiate, perché poi uno non è che... Qual è il primo short, reel, TikTok che avete visto che per quel che mi riguarda? Lasciamici pensare, perché non mi ricordo molto bene. Allora giochiamo a Fortnite. Allora, facciamo una cosa, io aggiungo uno di voi e poi tutti mi aggiungete, sennò famo domani, famo mattina, tutti... Ok, chi aggiungo per primo? Aggiungimi. Toschi, dai. Ultra Duce. No, che si stai dicendo? No, ma si chiama davvero Ultra. È Ul che traduce, capito? Che traduce dall'inglese all'italiano. Okay. Bravo, dall'inglese all'italiano, esattamente. È una follia. Oggi è una follia. Io sono Mario e sì, la mia bevanda preferita è lo sperma. Senti Marino, ma vivi da solo? Siamo per giocare a noi dobbiamo rispettare il bello del gioco. Ora ci vedrete a sparare addosso. Ora andiamo a venire a chiedere la vita. Io sono Mario. Di mettere Battle Royale. Facciamo un Battle Royale classil. Amica, possiamo fare un Battle Royale in 18.000, raga. Siamo più dei 4. Ma si può fare 3 contro 3, scusa, Fè. Let's go. Allora facciamo 3 contro 3. Vai, fai 3 contro 3. Io non faccio molta creativa. Io sono un po' uno da Battle Royale. Allora, Battle Royale 3 contro 3. Vai, Simone, sennò sei un... Non esiste. Senti, ma te... Sì? Eccolo là. Ti garbalato Ponschi. Domanda chiave. Ma quando la sborroschi, dove la sborroschi? No, lei, ma che è sta? Ma che dobbiamo fare qua, raga? Ma che è? A Roma forse veramente. Ma qua è tipo... Sto per terra! Che devo fare? Beh. No! Ma che è una mappa di merda questa! Vai. Cosa sta succedendo? Ho vinto io, top! Vai! Oh, chi è questo? Ma no! Vieni qua! Vieni qua, ti mando subito al lobby! Vieni qui! Dai, manda l'arcapolinea! Ma lo manda... Cioè, è proprio sesso per te questo gioco, Marino, eh!
quello qua sta nelle costruzioni. Che ha messo? Chi ha messo? Io sono chi torna a casa? Si va a letto? No, no, non c'ho ancora sonno. Perché devi andarmi a dormire? Ma aspetta. C'è un topo decaped là, raga. No! È una modalità flash, tipo, bello. È una mappa flash, cioè, dove ti spara e basta. Sì. Senza manco pensare. No! Torna in casa! Ma come ti sei? Ma come? Cosa sta succedendo? Cambiamo mappa, però. Questo è un po' troppo un casino. Vai, cambiamo mappa. Vai. Dove devo andare, raga? Devo tornare in lobby? Torno in lobby? Sì, sì. Grazie mille. Mi costringete a tornare in lobby? Torniamo in lobby. Così che si fa. Sì, è così che si fa, sì, è così. È così. Basta, Mario. Ah, comunque mi dicono di cercare la mappa Dario Moccia Zone Wars. C'è una mappa che ci hanno fatto. Davvero? Davvero? Vai. Ragazzi, io devo dire una cosa, a parte il meme, Let's Goschi, a parte tornate nel lobby, se è così, è tutta la, secondo me, la situazione si è accesa per una cosa, raga, che nessuno di voi, secondo me, tra virgolette, capito, individuato. Sapete qual è? Qual è? È quello... Bravissimo, Dada. Quello secondo me. Quello secondo me è tipo... Ma Diego l'ha studiato proprio. L'ho detto. Raga, quando tu fai una torta, no? E devi mettere la ciliegina quella sopra e dici, cavolo, sta torta è proprio bella. E la ciliegina è... perché ti accende, ti accende quell'ibrido tra... Sì, sì. Ti accende quell'ibrido perfetto tra le persone che apprezzano. Ma cos'è questa mappa? Ma perché poi la stanza si sta... Oddio, che casino! La stanza! E tutto gira intorno alla stanza! Perché si fa la stanza! Ah, mi so... Marino, mi sono scordato di dirti una cosa. Alla fine della live, purtroppo, per questa collaborazione mi devi dare 100 sub regalate. Questo è il patto che non ti avevo detto ancora. Oh. Da adesso in poi possiamo metterci d'accordo con uno dei player per farli fuori tutti e dare inizio al fight finale. Let's go, Ski, let's go. Sì, è così che si fa. Ehi, data, alleanza. No, questo non ne vuole sapere, mi vuole spadonare, raga. Mi vuole mandare l'odio. No, Tedaro, ma vattene via, adatto. Oh, mi vuole far fuori, devo scappare. Ah, è così che si fa. Vota! Che casino! No, questo è ecco, topo, eccolo. Oh, è forte questo! Oh, questo è forte! Panetti, hai capito? Da streamer, adesso Panetti fai musica tu, no? Da quello che, cioè, so io, no? Giusto? Fortnite. E adesso giochi per forza. E no, gli dico nel tempo libero giochi a Fortnite. Per forza! Guardalo! Oh. Schwarzenegger, no? Sì, così. È così che si dice. Non lo so, non dovrebbe... Questa cosa è... Proprio tu, no? Giuro. Raga, qua avete preso la mano, mi è stata a fare il sedile a stilistrice. No, ma Diego è in viperito, non ho mai giocato così bene. Cazzo, veramente. È il quarto round di fila che mi ammazza subito. È in viperito. No, ma qua secondo me, cioè, ma qua parecchia gente ha dormito tutto il pomeriggio, quasi tutti energici, incredibili. Ma quanti caffè avete bevuto, scusate? Perché non ho bevuto solo uno? Cocaina. No! Che paura. E in questa partita si mutolirono tutti. Perché? No, chi è lo Spollos? Ma io lo sai che è, che gioco un sacco di roba e molta l'ho pure saltata e la cosa brutta è che ce li ho. Alcuni giochi non riesco a avvicinare. Un conto è la teoria, un conto è anche la pratica. Giusto, ma Mario mi puoi... No! Un conto è la... Dada, come ti impegni? Guardalo con questo topo, con questo toparello. Dai, non è lobby, dai! Dai, aspetta che lo tolgo la pista. No, mi è scappato! Io se ti do una... Aspetta, che cazzo è la gabonce? No, 60 secca, dopo, dai. Io ho sentito... Ok. Guarda! Peccato! Però miglioro, dai, sono migliorato un pelo, un peletto. Devo cambiare, ma c'è bisogno di riflessi. No! Nascondino? È sempre il pompa quello lì singolo, il pompa. Oh, Mario Sturriolo,
0,95. Se avete qualche domanda che pensate possa essere fuori luogo, troppo pesante, fatela. No, in generale. Mi piace la sorca. L'aveva già detto prima. E dimmi come ti piace. Allora, Sorkowski con Peloschi ti piace. Comunque, mi dicono di giocare rissa a squadre, che così si gioca una mappa Battle Royale. Oh, se stanno a spagnare gli animi, Vanetti. No, Vanetti. Vanetti, lei mi è super gasato in partita qui in lobby. Cosa fa? Cosa sta facendo? Cosa sta controllando? Sta concentrando, si concentra. Ma vai da lobby, Simone. Panetti, che sta fa Panetti? Mario Cringe hai scritto tu, Dario? Come? Ha scritto Mario Cringe in chat. No, mi sa che uno che è entrato ha scritto una cazzata. No, è un bug, Non per essere logorroico e ritornare, ero così, dovevo entrare, dovevo venire per forza. No, ma infatti, però ti trovi un po' nel mood, no? Goliardico, cacciaronel. Allora, io ero in waiting room, no? Io ho iniziato la live un pochino prima, mezz'oretta prima, che stavo lì per vedere i problemi tecnici. Che forza si va a letto, sì. Che forza si va a letto e così. È così che si fa, perché poi Sandro non è notturno. Polizia, sì. E sì, ma restano prima. Si va, ma passa alle Tosche. Alle Tosche si va a dormire, diavile. Laga, perché laga così? Dimmi, Panè. Stavo qua, aspettiamo il treno e fammi i capotreni. Sì. Ci sta il treno, aspetta. Ma come c'è sta il treno? Danno mannale. Arriva adesso. Venite qua, il ping viola. Ci sono. Eccolo il treno! Leo! Grazie andare in lobby da Mario. Dico, guarda! C'è Diego! Sarà il capo treno, devo tirare fuori il biglietto! Ma dove sta il biglietto? Capito, ma stiamo andando verso la zona! No, Leskowski! Ma voi dove state? Ciao Diego, alla prossima! Mi avete rubato il treno? Vabbè, dai, bacio. Grazie, Rick. Leskowski. Tassinowski. Ma perché? Comunque te sei 7 persone tutte insieme, Marino, cioè cambia voce di tanto. Uppa. Ma vuoi sapere la cosa brutta qual è? Cioè non so se è una cosa brutta, se è una cosa bella, una cosa buona. È che io lo faccio pure con amici nella vita reale, quindi cioè è un casino. Chi è il tuo migliore amico, Marino? Io dico sempre questo, che gli amici si contano sul palmo di una mano. Sì, 5. Però il discorso è che l'amicizia secondo me è importantissima, va coltivata. Ho avuto dei migliori amici nel corso del tempo, ok? Ma poi se sono andati a spatolare i rapporti, non che uno si litiga, semplicemente che magari cambiano le abitudini, cambiano le cerchie di amicizie, si è andata un po' a perdere quella magia. A me quindi... è successo con Mario quando mi ha trombato la mamma. Mario, mi sconvolgi, ma è vera sta cosa? No, non è vero, ma io dire pubblicamente, sicuramente avremmo chiarito in privato se l'avesse fatto. Chiarito tra l'altro. Ma come è possibile? Ma com'è possibile, Mario? Com'è possibile che poi si occupa mia mamma? Com'è possibile? Comunque, regà, la cosa che mi piace tantissimo di voi come gruppo, no? È il fatto che, cavolo, conoscete tutti i meme, scherzate senza peli sulla lingua. Ma per scherzate... la foggia, senza dubbio, per farlotele il falletto! Nessuno si offende, maledizione! Sei veramente libero, puoi dire quello che vuoi senza che nessuno si offenda. Ma adesso il capibolo, così magna. Aspetta, ma da un 66 a Diego al volo, scusate. No, ma era il capibo, scusa, l'hai fatto tu! Al volo, ma 66. Quindi rispondendo alla tua domanda, caro Dario, perché sennò poi uno sembra che vuole skippare. Io ho la fortuna di avere una famiglia e questa non so le cose. La frase fatta, se l'hai preparata sul foglio prima di andare live. Cioè, ho fortuna di avere un ottimo rapporto con la famiglia, quindi mio fratello, mia sorella, mi ci trovo veramente bene, quindi posso dire che innanzitutto sono loro i miei migliori amici, perché ci sono sempre quando mi serve qualcosa, quando mi devono aiutare qualcosa. Migliori amici teso. Che ha detto? Topperia direi top, no? Assolutamente sì. Chiaramente ci stanno quelli con cui ho più amicizia, ovviamente. Però magari non lo dico in live, magari stanno a guardare quello e dice: ma come? Ma io pensavo fossi tu il mio migliore amico. Ma vincono loro. Te l'ho detto. E Luca, non dovevi dire. No. Vabbè, ma lui ci chiede ad aprirsi. Ma lo vedi che allora sei un bastardo. Si vuole aprire, no? Allora, Panetti, queste sono le domande importanti. Sono le domande a cui uno deve rispondere. A domande importanti, risposte importanti. Dico bene o Dio giusto? Sono tornato. Ma com'è possibile? Dai 60 secondi, per favore. Qual è la cosa più importante per te?
Ma è più importante per me in che senso? A livello... cioè, sia più specifico. Prezioso. A livello perché è così importante. Dovete dirmi che cosa? Nei rapporti umani, nella vita. Nella vita è la salute. Nella vita è la salute. Nei rapporti è la fiducia, diamine. Nei rapporti è la fiducia. E poi che altro cosa dici? I soldi o la fede, capito? Invece hai detto la salute. Sei un grande. Beh, la verità, mi scusi, la verità. Cioè, è con la salute che manni l'arte in lobby. È con la salute che manni l'arte in lobby. E con lo shield pure, ci aggiungerei. Pure con lo shield, caro. Lo shield è importante. Ma cazzo è il tuo? Quel cazzo è il tuo per il futuro, Marinovski? Ho tanti sogni, caro Panetti. Ma sa che tutti i sogni, come... Oh, yeah, mi ha smadonato. Tutti i sogni, sa che non tutto è realizzabile. Però quello che sto cercando di fare è piano piano è trovare la mia strada. A me piacerebbe moltissimo e tantissimo lavorare in questo mondo. Stare in questo mondo. Perché a me piace molto parlare, mi piace rapportarmi con gli altri. Mi piace. E allora dammi il pisello, vieni! Marino, qual è il tuo autore? Il tuo attore preferito? Non hai detto il film. The Next 3 Days, non conosci Mario? Ma no, Mario, ma. Come che cosa te ne? Chiamami Mario un'altra volta. Ti sfido. Non è così male. No, Panetti, scusami, c'avevi la voce uguale. Uguale? Ah, sto scherzando. Stavo mimando, scusate, invece mi mari anch'io un pochino. Boh, non fai mai. Allora, questa è una leggenda metropolitana, Dario. Questa è una leggenda metropolitana, perché se la gente guardasse le mie live si accorgerebbe che... Cioè, ovvio che, come dire... che la live ha preso questa piega, quindi lasciala andare, com'è, a barchetta, no? La barca va, lasciala andare. Aspetta, ma togliamo la lobby? Sì, anche perché io farei Ma qua stiamo a quittare, Canon. Ah. Sì. Mi ha sfiancato questa... No, wait. Ah, devo stare zitto, scusate. Silenzio, un secondo. Silenzio. Relax. Inspirate. Ispirate. Inspirate. Ispirate. Sì, così che si fa. Non riesce nemmeno. No. Marinovski. Let's go, basta con questa aria di rilassamento. Non voglio rilassarmi. No, Simo, non è possibile. Non voglio rilassarmi, mi rilasserò più tardi, Simo. Let's go. Sì, è così. Non mi voglio rilassare, ho detto. Allora, non mi voglio rilassare. Raga, io ce l'ho io per calmare tutti. Un attimo. Se l'hai portato via Dario, ma con calma. No, sentiamo Diego. Io sono col tasto destro sul ban adesso. Ce l'ho. Non è, no. No, Dario, ti devi fidare. Questa calmerà tutto. Vai, sì. Che c'è? Ah, quella di Murre. Bellissimo. Mamma mia, la fa in maniera spontanea. Bellissimo. Cioè, questa cosa succede sempre, Dario? Del prendi, metti, No, ultimamente, perché c'è questa cosa del corvo che sto cercando di estrargli. Perché lo Zappaio mi faceva ridere, le sue cazzate. Tutti i meme. Vuoi estirpare questo meme? È impossibile finire! Dicevo comunque, tutte le cose, no, quando mi interrompo, tutte le cose di Diego mi fanno ridere, però questa in particolare è proprio un simbolo di vecchiaia enorme che sta distruggendo il povero Diego, e qui bisogna estirpaglielo. Ragazzi, comunque, vi ringrazio e ringrazio soprattutto il mio amico Marino, che ha partecipato a questa live grandiosa. Grazie mille, Marino, per aver partecipato. Grazie per l'invito. Scusate l'interruzione. Ma scherzo, Marino. Mi sono preso. Mi raccomando, così, mi accendo.
Ma infatti dire una cosa, sei veramente splendido e purissimo. Continua veramente così, che sei proprio un piacere da ascoltare. Sottolineo quello che ha detto Mario. Un po' lo sapevo, un po' l'avevo anche preannunciato sul gruppo della Tomodachi. Ma insomma, sottolineo. Un animale da palcoscenico, un martello pneumatico, porca troia. Un toro, diamine, un toro! No, a parte grazie mille. Spero di essere stato quindi all'altezza. Grazie Dario per l'invito, grazie a tutti voi. Mi sono divertito un sacco, regà. Veramente grazie mille per l'opportunità. Mi ha fatto un sacco piacere. Grazie a te. Ciao. Grazie ragazzi. Ciao ragazzi. Ciao.